Da lunedì troverete online il nostro programma, verrà distribuito oggi, quelli che sono gli assi portanti, gioco forza alla famiglia, la voglia di riuscire a costruire quello che è un quartiere per la vita, cioè nelle zone in cui, cioè possiamo fare, sì, nelle zone in cui Monza trova le sue difficoltà perché ci sono parti che vanno ristrutturate, risistemate. Sistemiamole, non andiamo a cementificare più del necessario, ma costruiamo quello che è un luogo adatto ai giovani per poter creare la propria famiglia. Proponiamo, lo Stato nazionale oggi non lo consente più, ma cerchiamo di provare anche parlando e trovando attività con banche e assicurazioni la possibilità di arrivare a un riscatto delle case, soprattutto per i giovani. A quello che sono canoni agevolati, costruiamo quello che sono appunto i quartieri per la vita, quartieri in cui ci sono delle abitazioni che consentono alle giovani coppie di poter avere un figlio, di avere dei servizi vicini. Io sono una mamma di due bimbi, so bene che non avere la farmacia quando hai dei bambini piccoli e non averla vicino, non avere una lavanderia, non avere un piccolo supermercato per le cose da tutti i giorni, perché si costruisce fondamentalmente nel deserto. Beh, signori, non abbiamo bisogno di società e di città fatte in questo modo, abbiamo bisogno di città fatte a misura di famiglia, abbiamo bisogno di marciapiedi larghi per portare le carrozzine, abbiamo bisogno di un trasporto piuttosto piccolo, perché tanto gli autobus, se li guardate, sono spesso e volentieri vuoti come numero di persone, parte la mattina quando si deve andare a lavorare. Abbiamo bisogno di strutturare questa nostra città rispetto anche a giardini che possano diventare vivibili. Io non ho ancora trovato, e correggetemi se sto sbagliando, in quel di Monza, una città nella quale si trovano, ce la faremo, in cui si trovano delle altalene per bambini che hanno disabilità. Poi mi si può dire, ah, la disabilità, poi il bambino si sente osservato dagli altri, ma voi non potete capire quanta gioia può provare un bambino che finalmente, per la sua disabilità, riesce a salire su un'altalena con la sua carrozzella. Ho fatto quattro chiacchiere con delle mamme con bambini disabili e mi dicono che le scuole sono sprovviste di forchetta, coltello e cucchiaio per bambini che hanno una disabilità. Io credo sia inaccettabile questo. Abbiamo ritardi sull'assegnazione del personale preposto all'accudimento e al sostegno dei bambini che hanno disabilità. Secondo me è assurdo, non possiamo, dobbiamo prevedere poi un piano trentennale di vita. Monza è una città che sta per estinguersi. Perché davvero Monza ci sono più anziani che giovani e tristemente purtroppo la dipartita giunge per tutti noi. In questo senso dobbiamo lasciare una città che promuova la nascita e promuova quindi quello che è anche la possibilità di poter fare famiglia e quindi lavoro. Signori, ci troviamo in una città come quella di Monza che ha una storia basata sulla regina Teodolinda, la Villa Reale, il parco recintato più grande d'Europa, conosciamo solo noi. Eravamo famosi nel mondo per essere degli artigiani, nella zona anche le seterie, era una zona ricchissima, la Brianza, fiore all'occhiello, motore d'Italia. Ci troviamo con un altissimo tasso di disoccupazione. Abbiamo bisogno che il comune dia indicazioni per riuscire a ripartire. E allora perché non fare un prestito d'onore per coloro che vogliono aprire una propria attività? Almeno per la prima volta un prestito d'onore è possibile. Possiamo ragionare su una cifra per poter agevolare questa partenza. Siamo la città dei motori, siamo la città dell'autodromo, famosa nel mondo per quanti giorni all'interno di un anno? Non è possibile. Possiamo dare con il turismo, con la voglia della ristorazione, con la voglia di pensare a riscoprire le tradizioni che sono chiuse all'interno delle nostre case per riportare grande questa Monza. Certo, forse non è più tempo di andare a pensare a grandi industrie, forse è meglio tornare al piccolo, forse è meglio riaprire i negozietti piuttosto che i grandi supermercati, forse è meglio ripensare che forse lavorare 7 giorni su 7, 366 giorni l'anno, il errore è voluto. Forse non è e non dà agio alle famiglie di poter vivere la propria vita. Forse bisogna ritrovare dei tempi di vita che oggigiorno mancano. E la domenica
perdonatemi, ma io non riesco a capacitarmi di quelle persone che rinunciano alla domenica per stare con la propria famiglia. Semplicemente perché i nostri bambini hanno bisogno dei genitori per poter crescere in maniera serena. Il Parco di Monza è una grande bella iniziativa e attrattiva, allora costruiamo elementi che possano portare, non ci sono solo dinosauri che presto arriveranno, forse abbiamo la possibilità anche di costruire elementi per i giovani, possibilità di fare del commercio anche all'interno del parco usandolo in maniera costruttiva. C'è tutto un pacchetto mostre, c'è il percorso della Regina Teodolinda, bisogna semplicemente volerlo. Abbiamo bisogno di cultura, signori, fino a prova contraria, siamo gli artefici della cultura nel mondo, basta solo decidersi di fare le cose in maniera buona e con una visione che guardi al futuro. Abbiamo la possibilità quindi di anche strutturare percorsi economici, l'apertura delle attività commerciali, soprattutto sul turismo, l'accoglienza, attenzione, io sto parlando di un'accoglienza turistica, perché sul piano dell'immigrazione noi siamo per l'idea che le persone vadano aiutate nei luoghi in cui nascono, perché le radici sono importanti, e se noi dessimo la quota di 35 ore al giorno per 400 persone, fatevi i conti a mente, per 365 giorni l'anno, spesi in Italia hanno un valore, spesi in Africa aiutano tante di quelle persone in maniera più competente. Proponiamo noi, perché siamo innovativi e comunque abbiamo delle idee che secondo me ricalcano poi tutto uno spirito cristiano del fatto che noi possiamo aiutare le persone che arrivano qui, più o meno bisognose, lì per creare nuove aziende. Allora adottiamo una città africana e facciamo in modo che le nostre aziende sviluppino commerci. E allora facciamo in modo che le nostre aziende possano produrre qui, portare là, e produrre là e portare qui, perché non tutto quello che c'è in Italia può essere realizzato in Italia, ma molte cose possono essere realizzate lì. È assurdo trovarsi ancora nel 2017 con un mondo dove c'è tutto e dove non c'è assolutamente niente. Quindi proponiamo questo, proponiamo il fatto che le abitazioni siano date per prima alle persone italiane nate in Italia, con genitori italianissimi, preferibilmente, ce lo diciamo proprio perché noi non abbiamo quelli sulla lingua, cristiane. Quindi che sia ben chiaro a tutti qual è la nostra posizione in merito. Monza si è prestata la città dell'accoglienza, ma signori, innanzitutto abbiamo bisogno di accogliere i nostri bisogni e di vederli soddisfatti, perché l'impegno dei nostri padri che hanno costruito queste terre con tanta fatica va comunque portato avanti con onore, fierezza, ma anche col fatto di poterlo vivere e che non ci venga tolto in questo senso. Altro capitolo importante che si collega a questo è tutto l'ambito della sicurezza. Signori, noi siamo contrari alle droghe, contrari alla violenza, contrari alla prostituzione. E non esistono droghe. Non esistono, no, per carità divina, mi sono già battuta tempi indietro sulla questione e ci mancherebbe. Non esistono droghe leggere, droghe pesanti. Esistono sostanze che fanno male, punto, fanno tutte male. E su questo non parlo perché ho da parlare, parlo perché i fatti li ho visti in comunità terapeutica, con i ragazzi, con gli uomini, ci sono state, sia perché erano dipendenti da sostanze psicoattivanti, lavorato da Don Chino Pezzone, promozione umana, sono stata per ragazzi e uomini che si facevano di sostanze psicoattivanti, partendo dalla marijuana, andando avanti, consumando di tutto di più, e ci sono stata per quelle persone che sono diventate dipendenti da gioco d'azzardo e dalle macchinette, e che non mi si venga a dire che questi elementi possono essere tollerati, perché tanto mangiano e più mangiano più tolgono le nostre famiglie. Si devono trovare degli altri strumenti per sostenere i commercianti che ovviamente se hanno le macchinette e perché hanno un'attività commerciale che gli consente di poter avere e quindi di dare origine a un vantaggio economico.
un comune non può tollerare l'uso delle macchinette perché i suoi commercianti non riescono a pagare il mutuo e non riescono ad arrivare a fine mese. Bisogna capire che cosa sta succedendo, aiutare le persone a portare avanti la loro attività professionale, ma bisogna anche aiutare i nostri cittadini a stare bene, a vivere bene questa società, perché se ci si ammala si diventa costi per la società. E allora abbiamo una società che tende al peggioramento di se stessa. E guarda caso, anziché al benessere, stiamo andando verso, correggimi se sto sbagliando, il fatto che se una persona costa troppo, ad un certo punto la si sopprime. Signori, questa non è la società che vogliamo, ce lo diciamo chiaramente. Noi vogliamo una società per la vita, aperta al futuro, con tanti bambini, tante pance in giro, persone contente di quello che stanno facendo. Non pensiamo che dobbiamo diventare tutti ricchi, certo ci piacerebbe tutti, non è una cosa, però signori, io credo che si viva bene con molta dignità, con uno stipendio che tutti riusciamo ad avere senza pensare che ci siano persone disoccupate perché altri stanno guadagnando troppo, guadagnano male, rubano. Cerchiamo di creare un nuovo modo, un nuovo modello di società. A volte a fare un passo indietro si va avanti. Quindi torniamo sui nostri passi, torniamo indietro dalla strada che l'Italia ha preso, che Monza ha preso. Dopo 5 anni lo vedete tutti che cosa è successo. Cambiamo rotta, invertiamo la rotta. E da questo momento in poi, signori, finiamo di raccogliere le firme e si comincia con quella che è la vera e propria campagna elettorale, perché noi dobbiamo farci sentire. Grazie.